Buongiorno, è in atto da alcuni giorni un intenso dibattito in Italia sulla statua di Montanelli. Televisioni, giornali, social sono fitte di interventi polemici con posizioni molto diverse, chi è a favore, chi è contro. C'è dunque un vero e proprio dibattito sul passato, in questo caso il passato legato all'esperienza coloniale italiana. Ma questo genere di riflessioni, di confronto pubblico non è nuovo. Alcuni anni fa, un paio di anni fa, esattamente nell'ottobre 2017, abbiamo visto uno scontro, un vero e proprio scontro analogo relativo ai monumenti fascisti in Italia. Un confronto che era stato originato da un articolo di una nota storica americana, studiosa dell'Italia fascista, Ruth Benghiat, che appunto aveva scritto sull'edizione online del New Yorker un intervento molto polemico intitolato "Come mai ci sono ancora così tanti monumenti fascisti in Italia?". Dunque, il tema del retaggio del passato, del confronto dell'Italia con alcune pagine importanti, ingombranti del proprio passato, quella coloniale e quella appunto del regime fascista, potremmo dire all'ordine del giorno. E proprio sul tema, del confronto col passato fascista, l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, di cui io sono direttore scientifico, ha pensato già da alcuni anni, da un paio di anni fa, di organizzare un progetto di ricerca. E ispiratrice e coordinatrice del progetto di ricerca dedicato ai luoghi della memoria del fascismo in Italia è Giulia Albanese, mia collega dell'Università di Padova, che oggi appunto è qua con noi, che saluto, e a Giulia chiedo di illustrare il senso di questo progetto, gli obiettivi di questo progetto, le origini anche di questo progetto. Prego, Giulia. Sì, bene, grazie Filippo. Questo progetto è nato con l'avvio dell'attività di questo ultimo triennio di Comitato Scientifico dell'Istituto Nazionale Parri ed è nato, diciamo, sulla scorta di un dibattito cominciato un po' prima dell'intervento di Ben Ghiat a proposito del ruolo di Predappio e della possibilità anche di costruire un museo del fascismo in quel luogo. E questo dibattito, che è stato un dibattito a tratti, diciamo, molto intenso tra di noi, ha però in qualche modo ci ha aiutato a ragionare sul fatto che c'era lo spazio ed era importante riflettere su che cosa della memoria del fascismo fosse rimasto nelle nostre città e nei nostri paesi e fosse in qualche modo continuasse ad essere oggetto di commemorazione, di dimostrazioni di nostalgici, eccetera. Allora, a partire da questa riflessione, quindi non sull'architettura fascista, ma su tutto quello che, diciamo, costituisce il modo in cui gli italiani ricordano il fascismo attraverso i luoghi fisici, abbiamo cominciato a ragionare su un progetto che appunto cercasse di costruire, ricostruire la storia di questi luoghi e della, diciamo, partecipazione attiva e della commemorazione di alcuni di questi luoghi in Italia. Ci sono alcuni luoghi di cui si parla più frequentemente, penso all'obelisco con scritto Dux a Roma o appunto a Predappio stessa. Alcuni luoghi di cui diciamo, si parla forse troppo poco, e penso in particolar modo all'Arco della Vittoria di Bolzano, che è stato oggetto di una riflessione e di una, diciamo, risignificazione molto importante negli ultimi anni, e che ha fatto sì che questo, che era un luogo di incontro di movimenti nazionalisti, anche di tensione molto forte, diventasse invece un luogo di riflessione sulla storia del paese in quel confine, diciamo, a tratti contormentato. Quindi l'Istituto Parri ha pensato di ragionare su questi luoghi, investendo di questo lavoro tutti gli istituti connessi alla rete e di ricostruire appunto la storia di quei monumenti che ancora parlano. Contestualmente abbiamo deciso anche però di dare uno sguardo ad alcuni
ad alcuni luoghi invece non parlanti, cioè ad alcuni, e soprattutto pensando ai nomi delle strade e ai nomi dei luoghi, tipo mi viene in mente alcune piscine, alcune scuole, eccetera, che riportano il nome di personalità fasciste di rilievo e che continuano a riportarle nel post 1945, o che invece hanno adottato questi nuovi nomi nell'arco della storia. Cioè ci sono diverse fasi nei nomi dei luoghi, delle vie e non solo, che corrispondono ovviamente a fasi politiche del nostro paese, a cambiamenti di amministrativi, a lotte politiche e quant'altro, e indubitabilmente a partire dalla metà degli anni 90 e poi dagli anni 2000 c'è stata una grossa spinta da parte di giunte di centrodestra soprattutto per diciamo, tornare o nominare con personalità fasciste nomi di strade o altri luoghi pubblici. Giulia, ci hai spiegato molto bene la filosofia del progetto e ora ti chiederei allora di entrare più in profondità e spiegarci come si articola il progetto e quali sono i suoi obiettivi. Sì, grazie Filippo. L'Istituto Nazionale Parri in qualche modo vuole utilizzare la forza che è insita nella rete degli istituti che diciamo ne fanno parte attraverso un progetto il cui obiettivo non è quello di raccontare la memoria del fascismo, ma è quello di raccontare le memorie del fascismo. E in questo senso il nostro progetto si elabora e si sviluppa in due assi principali di ricerca. Un primo asse è dedicato ai nomi delle vie, come vi dicevo, e alla denominazione a eventi o personaggi della storia del ventennio, e questo primo asse diciamo, verrà reso disponibile a chi sia interessato attraverso la mappatura di questi luoghi nelle diverse città e paesi d'Italia e attraverso quindi una riproduzione GIS che permetta quindi di visualizzare questi luoghi e vedere chi sono i personaggi a cui sono dedicati queste vie e questi edifici pubblici. Questo è un primo pezzo del progetto, un pezzo del progetto che dovrebbe aiutarci anche a vedere come questa memoria fascista è una memoria, diciamo, che si sedimenta in fasi diverse, e quindi ci sono nomi dedicati a protagonisti del fascismo che risalgono agli anni del fascismo stesso, ma ci sono invece denominazioni che risalgono agli anni 50 o agli anni 70, e ogni città, regione, provincia, ha una storia diversa del rapporto con questi nomi e con queste denominazioni. E questo fa sì che, diciamo, la cartina d'Italia che ne verrà restituita è una cartina molto differenziata, sia in termini di quantità di nomi nelle diverse aree, sia in termini di cronologici, cioè in termini di quando questi nomi sono stati dati alle vie e quindi diciamo questo ci aiuterà a ragionare sulla storia d'Italia repubblicana sostanzialmente e sul modo in cui nelle diverse aree d'Italia si è elaborato la memoria storica del fascismo, una memoria che evidentemente è soprattutto una memoria diciamo o filofascista o comunque diciamo che diminuisce in qualche modo le responsabilità del fascismo e le normalizza dentro una storia locale che si ritiene comunque di dover celebrare. Questo è un pezzo del progetto, l'altro pezzo è quello di ragionare invece attorno a quei luoghi che vengono tuttora commemorati da movimenti filofascisti, neofascisti, eccetera, quei luoghi, diciamo, del fascismo storico, del ventennio fascista, 1922-1945, diciamo, e di guardare come questi luoghi vengono commemorati e di studiare queste commemorazioni e la storia anche di queste commemorazioni, l'evoluzione di queste commemorazioni nell'Italia repubblicana. È un progetto quindi che abbiamo pensato, diciamo, nell'avvicinamento al
centenario del fascismo, per pensare alla memoria del fascismo, ma è un progetto che si intreccia fortemente con l'Italia repubblicana, perché ovviamente capire perché questi nomi di via sono rimasti, oppure sono stati aggiunti di nuovi, oppure perché alcuni luoghi sono oggetto di commemorazione, e anche il modo diverso in cui sono stati oggetto di commemorazione nel tempo, ci racconta pezzi della storia del nostro paese. Un paese non indifferenziato neanche dal punto di vista della memoria del fascismo, perché le diverse aree geografiche, come dicevo, hanno memorie diverse di questo fascismo. Tanto è vero che, per quanto riguarda i nomi delle vie, questa è una delle cose che posso anticipare per certi versi, noi possiamo vedere che sono soprattutto ovviamente le personalità locali che continuano a essere diciamo oggetto di denominazione, e quindi diciamo queste personalità locali hanno evidentemente dei gruppi di sostenitori che ritengono che la loro memoria debba essere, per diverse ragioni che andremo a indagare, conservata o onorata. L'altra questione che ci sembra interessante è appunto quindi come si sviluppa nel tempo, oltre che nello spazio, questo tipo di commemorazione. Queste sono le due motivazioni principali per cui ci siamo spinti a lavorare su questo progetto, e pensiamo che i risultati possano aiutarci a ragionare a più livelli sulla storia del nostro paese e la memoria. Il progetto prevede anche la realizzazione di un convegno, che sarà un convegno volto a restituire una parte delle ricerche che abbiamo compiuto in questi mesi, ma anche a confrontarci con studiosi che si sono posti il problema di come la memoria è attiva o meno in altri paesi d'Europa, e a ragionare sul modo in cui diversi altri contesti europei si sono confrontati con questi luoghi della memoria fascista, dittatoriale, nel corso della storia anche recente. E questo appunto ci aiuterà a ragionare su noi stessi e sui diversi modi in cui da diverse prospettive si può ragionare sul passato. Grazie Giulia, penso anch'io che questo progetto potrà essere molto importante per contribuire a questa riflessione sul fascismo che pare effettivamente avviata, no? Ci sono dei libri negli ultimi anni, penso a quelli di Filippi, no? Mussolini ha fatto anche cose buone, che è seguito adesso un altro libro dello stesso autore, Come mai siamo ancora fascisti, e che hanno ricevuto un grande interesse da parte del pubblico. È una, come dire, un confronto che ancora non è stato sicuramente svolto fino in fondo, e dunque questo canale, questo strumento, il confronto con lo spazio urbano, con, come dire, le vestigia del passato rimaste a segnare lo spazio urbano, credo sia molto importante per una presa di coscienza matura degli italiani e delle italiane sul loro passato fascista. Quindi spero che possiamo avere anche noi successo e contribuire a questo dibattito di cui il Paese ha un grande bisogno, secondo me. Grazie.